La distanza, per favore. Solo S. Non è semplice mantenere le distanze al mercato settimanale di Arezzo in zona arancione. Ovviamente questo tipo di attività ancora si possono svolgere, ma con i numeri che la città ha in questi giorni l'attenzione deve essere altissima. I controlli della Polizia Municipale e dei Carabinieri ci sono, ma c'è da conciliare, come sempre, l'esigenza di chi vende con il rispetto delle regole. Con lei è un ambulante che viene da Siena. Sinalunga, provincia di Siena. Quindi viene dalla zona rossa. Esattamente, sì. Come sta andando? Ma senti, la zona rossa è stata più o meno di una settimana nella provincia. All'incirca non è che sia cambiato granché da quello che si dice, insomma. Okay. Il lavoro come va? Che vi aspettate da questo governo? Oh, oddio, dal governo magari che ci dia una mano, che il lavoro ora come ora è praticamente fermo. La cosa più importante sarebbe che lavorino bene, che cerchino di arginare il virus e che si riparta come prima, più che ristori, che poi alla fine... Certo. Stringi, non è che si vuole ristori, si vuole poter lavorare tranquillamente con la gente che gira tranquillamente, insomma. Okay. È quello il fulcro della situazione. Gli ambulanti, come del resto il commercio in genere, sono un settore fortemente penalizzato insieme a bar e ristoranti. Soprattutto noi partite IVA, ci dice un operatore, facciamo sacrifici enormi e non essendo tutelati come il resto delle categorie economiche, a fine anno molti di noi rischiamo di chiudere. Si va avanti, insomma, ma la pesantezza del momento è palpabile anche in una bella giornata di sole come questa. Com'è? Si lavora? Si riesce a lavorare? Male, molto male. Non si lavora perché la gente è terrorizzata, poi non si può spostare da comune a comune. Si va avanti e basta. Cosa si aspetta da questo nuovo governo Draghi? Un'altra domanda di riserva. Faccio un'altra domanda di riserva. Perché mi sembra che siano... Chi ha la poltrona lì, poi il resto non gli interessa più niente.